La soprintendenza blocca la manifestazione dello street boulder la scorsa domenica dopo la segnalazione di alcuni climber partecipanti su palazzi del centro e annuncia che con i carabinieri del nucleo tutela patrimonio farà dei sopralluoghi per vedere lo stato dei luoghi. Dal canto suo l'organizzazione con Monkey's Garage e CSA Inn dice che era tutto a posto, che avevano i permessi, che hanno ripristinato lo stato dei luoghi e che c'era l'accordo con i proprietari dei cortili e dei palazzi, il tutto condito da una relazione con le foto del prima e del dopo inviata a comune e soprintendenza. La polemica però anima la città, a quanto pare alcuni proprietari non erano stati rintracciati e dunque sarebbe tutto partito da lì. Nella relazione si specifica invece che ove possibile c'era stato l'accordo e che peraltro da febbraio venivano tracciate le location, dunque dove non c'era stato assenso dei proprietari era stato scelto altro posto. C'è chi si è scagliato contro l'arrampicata sui monumenti dicendo che una città storica non può essere un circo. Il consigliere del passo possibile Alessandro Tomassoni per primo ha lanciato l'allarme spiegando che forse si è andati oltre, in una città che a fatica sta tentando di recuperare il patrimonio culturale. Il dibattito in città è stato vivace e ricco come sempre. In molti hanno fatto notare che la manifestazione si svolge in città anche più antiche. La soprintendenza, nel suo comunicato, ha dichiarato però che non c'erano le autorizzazioni necessarie. L'organizzazione fa da contraltare e dice che non c'era stata richiesta alla soprintendenza, come nella scorsa edizione, perché oltre ai permessi c'era stato l'accordo con i proprietari. Lo street boulder ha portato in città oltre 300 climber da tutta Italia più l'indotto. È stata una manifestazione apprezzata da molti, anche per le pareti messe in campo per i più piccoli, ma una buona parte di città ha criticato aspramente la scelta di usare i monumenti e palazzi storici per le arrampicate.